Amore, non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? Mamma, non è niente. Vai a letto, sto bene. Ma io ti ho sentito urlare. Tesoro, c'è qualcosa che non va. Mamma, non è niente, sono solo i soliti incubi, come tutte le notti. Vai a letto. Vai a letto. Ciao. Ciao tesoro. Posso entrare? Devo parlarti solo un minuto. Vedi, noi sbagliamo quando consideriamo l'essere umano come una semplice somma di organi. Non è così. Sì, va bene, questo l'ho capito. Però io quello che dico è perché gli incubi? Non li ho mai avuti in vita mia. Tesoro, hai avuto un trapianto di cuore. Non è stato mica un semplice raffreddore. E il tuo corpo ha subito uno shock. Ci vuole un po' di tempo, devi avere pazienza. Adesso stai vivendo un momento di inquietudine che ti provoca questa alterazione del sonno che è del tutto fisiologica. Guarda che capita a tutti. E d'altra parte adesso sei sana. Puoi e devi vivere una vita normale. Esci, distraiti, incontra gente, innamorati. Tu adesso hai solo una cicatrice e basta. Ciao, come stai? Tutto bene, dai. Ho saputo che tutto è andato bene. E infatti ti vedo in forma. Incrociamo le dita. Te invece cosa mi racconti, novità? Ma i soliti casini. Non vedo l'ora di finire l'università per andarmene da questo squallore. Qui permettendo. Sono fidanzato. Amore, guarda, ti presento. Lei è Celeste. Che Celeste sera, Corinne. Celeste. Senti tesoro, i ragazzi vogliono andare alla Bifone, ma non bastano le macchine. Vabbè, ne parliamo dopo, adesso sto parlando. Gianluigi, come al solito, non vuole prendere la sua macchina. Perché non viene a parlarci tu? Dopo, non vedi che sto parlando con la mia amica? No, non ti preoccupare, se devi andare vai, non ci sono problemi. Dai, andiamo? Vabbè, tanto ci becchiamo qui. Ok, ciao. Thank you.
bella. Piccola, come mai da queste parti? Sto applicando i tuoi consigli, cammino, mi tengo in forma. Così mi piaci. Dai, devo fare colazione, mi fai compagnia? Volentieri. Dai. Quindi, sono anche un po' in ritardo, però assolutamente, se non bevo un caffè io la mattina non carburo, ho bisogno di fare colazione. Senti, io voglio sapere chi mi ha donato il cuore. Devono dirmelo, è un mio diritto. Il tuo diritto è vivere. E non voglio che torni più su questo argomento. La legge è così. La donazione è anonima, non te lo diranno mai. Lo sai. Non sei un'eccezione. Adesso basta con le stronzate.
Amore, dove sei? Non ti ho visto stamattina in camera, ma dove sei andata? Mi dici quando torni a casa? Sì, ho capito, tesoro, ma voglio sapere quando torni a casa. Sei sparita stamattina, non ti ho visto in camera. La tua cuginetta ti dice che la devi smettere di stare a casa ogni sera. Se no ti vengo a prendere con la forza, hai capito? Certo, se non avessi di questi problemi. Oddio, ma che incubi, basta! Tesoro, te non ci hai mai pensato, ma probabilmente l'uomo che ti appare in sogno ogni notte è l'uomo della tua vita, della tua nuova vita. Infatti è l'uomo dei sogni. Bene. Mamma, senti, non ti arrabbiare. Ho deciso di andare a trovare la Giulia a Novara. Starò via 3 giorni. Ho bisogno di rilassarmi un po'. Va bene. Basta che mi chiami tutte le sere. Grazie, mamma. Grazie. Chi è? Buongiorno signora, io vorrei parlare un attimo con lei. Mi chiamo Celeste, sono un'amica di sua figlia. Un'amica di Sara? Sì. Non ti ho mai vista.
Guardi, è una questione molto delicata. Se mi lascia entrare, le spiego tutto. Solo ora della disgrazia. Sei un'amica dell'università? Io non sono una sua amica. Credo di essere un qualcosa di più. Io, se sono qui, lo devo a sua figlia. Proprio questo periodo, il 20 febbraio compì un anno. C'era tanta neve, come adesso. Era uscita per andare in paese. Sono le 6. Doveva rientrare presto. Lei era sempre puntuale, mai 10 minuti di ritardo. Se accadeva anche un leggero contrattempo, mi chiamava immediatamente. Quel giorno, quando non l'ho vista arrivare, ho avuto un terribile presentimento. Cos'è stato? Mi hanno detto un malore. Ha perso i sensi ed è caduta per terra. Ma mia figlia era sana. Non riesco a spiegarmelo. Mi hanno detto per il freddo. Fatto sta che ha avuto un'ischemia cerebrale. Quando l'hanno trovata era ancora viva. Respirava. Poi è stata in coma tutto tempo. E poi questo deve essere Giacomo. È il boscaiolo che mi fa dei lavori in casa e quando va in paese mi fa la spesa. Sai, è stato lui il primo che ha visto la mia povera Sara a terra ed è venuto subito ad avvisarmi. È un bravo ragazzo, eh? Adesso te lo presento. Ciao, Ed. Signora, allora io devo andare giù, ho bisogno di qualcosa? No, no, oggi niente. Ti presento una persona, vieni. È venuta a trovarmi, un'amica di Sara. Accomodati, vieni, ti offro una tazza di tè. Buonasera. Ciao.
vuoi possiamo fare la strada insieme. C'è da aspettare 20 minuti. Facciamoci un giro. Va? Sì, sì, va bene. Attenta, scivola. No, grazie, va bene. Se vuoi ti puoi appoggiare. No, va bene così. Ti vuoi fidare? Senti, io voglio tornare indietro. Ma come indietro? No, è tardi, guarda, devo tornare indietro. Non ti fidi di me? Io ti prendo. Basta! Hai capito? Non mi toccare. Vieni qua! Devi scendere in paese. Se vuoi, possiamo fare la strada insieme. Buonasera. Oggi, per Scienza e Orizzonti, siamo nel laboratorio del professor Foster. La comunità scientifica parla di una sensazionale scoperta. Noi abbiamo sempre pensato che la memoria fosse solo appannaggio del cervello e invece c'è una sorprendente novità. E qui ce ne parla oggi la dottoressa Daphne Ionescu, ricercatrice rumena, che ci parlerà proprio di questa incredibile scoperta. Prego. Well, after years of research, thanks to the collaboration of the professor Adam J. Foster and his team. Dopo vari anni di ricerca, grazie alla collaborazione del professor Adam J. Foster e della sua equipe, we are able to demonstrate that the memory is not stable. Siamo riusciti a dimostrare che la memoria non si stabilizza solo nelle aree del cervello, come nell'ippocampo e nel lobo temporale, ma anche nelle aree cardiache. Abbiamo osservato che le cellule neuronali si fissano nei tessuti cardiaci. Praticamente possiamo dire che il cuore ricorda. Fare. Sì, di una ragazza che ha avuto
un trapianto del cuore ed è riuscita a incastrare l'assassino della sua donatrice. Faceva questi suoni strani. In realtà non erano suoni normali. Era, diciamo, un ricordo. Un ricordo della donatrice. E il magistrato inquirente ha aperto il caso e sono riusciti...